Ci alziamo in piedi per accogliere i sacerdoti celebranti il canto Acclamate al Signore. Acclamate al Signore, voi tutti della terra, e servitelo con gioia. Andate a Lui con esultanza. Acclamate voi tutti, al Signore. Acclamate al Signore, voi tutti della terra e servite con gioia. Andate a lui con esultanza, acclamate voi tutti al Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre ed del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, siamo arrivati a Fatima. La prima cosa che voglio chiedere a me e a voi, cosa siamo venuti a fare a Fatima? Ognuno si faccia questa domanda, si mette in dialogo con la Madonna la quale certamente chiederà a ciascuno di voi di noi cosa sei venuto a fare. La Madonna vuole una risposta e noi gliela dobbiamo dare nel nostro cuore. Col suo aiuto noi vogliamo celebrare questa eucaristia, anzitutto riconoscendo le nostre miserie e i nostri peccati e chiedendo al Signore perdono e purificazione. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli Angeli Santi, di pregare per me il Signore il Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Signore nostro Dio, che si è dato la madre del tuo Figlio, quale nostra madre, concedi. Te lo chiediamo che seguendo i suoi insegnamenti e ripieni dello spirito di verità, penitenza e preghiera, contribuiamo generosamente affinché il mondo si rinnovi e si espande il regno di Cristo che è Dio e viva regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non in virtù della legge fu data ad Abramo o alla sua discendenza la promessa di diventare erede del mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede. Eredi dunque si diventa in virtù della fede perché sia secondo la grazia e in tal modo la promessa sia sicura per tutta la discendenza, non soltanto per quella che deriva dalla legge, ma anche per quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi. Come sta scritto, ti ho costituito padre di molti popoli davanti al Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che non esistono. Egli credette, saldo nella speranza contro ogni speranza. E così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto. Così sarà la Tua discendenza. Parola di Dio. Il Signore è fedele per sempre. Il Signore è fedele per sempre. Voi, stirpe di Abramo, Suo servo, figli di Giacobbe, Suo eletto, è Lui il Signore, nostro Dio su tutta la terra i suoi giudizi si è sempre ricordato della sua alleanza parola data per mille generazioni dell'alleanza stabilita con Abramo e del suo giuramento a Isacco così si è ricordato della sua parola santa, data ad Abramo suo servo. Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza, i suoi eletti con canti di gioia. Il Signore è fedele per sempre. Alleluia! 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 Lo spirito della verità darà testimonianza di me, dice il Signore, e anche voi date testimonianza. Alleluia. 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 Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Luca Gloria a Signore In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli Io vi dico chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini anche il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio chiunque parlerà contro il figlio dell'uomo gli sarà perdonato, ma chi bestemmerà lo Spirito Santo non sarà perdonato. Quando vi porteranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e all'autorità, non preoccupatevi di come o di che cosa discolparvi o di cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire. Parola del Signore. Gloria, gloria. gloria a Cristo. Prima di rivolgere il mio pensiero mi stavo guardando intorno e stavo pensando che siamo qui, in questo posto, dove la Madonna è apparsa. È apparsa allora, ma è anche qui, in questo momento. È qui in mezzo a noi. Celebriamo questa Eucaristia insieme a lei. Pieni di gioia perché lei ci aiuti e ci trasformi, come sto per dire, perché lei vuole la nostra conversione. Quanto vogliamo proporci in questo momento, e quanto ha chiesto la Madonna ai veggenti, ai tre pastorelli. Francesco, Lucia e Giacinta. Quando la Madonna apparve disse alla piccola veggente Giacinta che doveva pregare molto per il mondo peccatore. Espressamente Giacinta disse, la Madonna ha detto che nel mondo ci sono molte guerre e discordie, si parla del suo tempo, ma questo tempo non è diverso da loro. Siamo pieni di guerre, di sconvolgimenti, degli uomini che non si capiscono. La Madonna non può trattenere, continua la vedente, non può trattenere il braccio del suo amato figlio sul mondo. Perciò ha chiesto collaborazione con la preghiera e con la penitenza per la conversione dei peccatori, ma anche per la nostra conversione. Ognuno di noi ogni giorno deve mettersi in una posizione di peccatore e il desiderio di trasformare la propria vita e di convertirsi. A Fatima come a Lourdes, la Madonna chiede insistentemente, pregate, pregate molto e fate sacrifici per i peccatori. Molte anime vanno all'inferno perché non c'è chi preghi e si sacrifichi per loro. Questa consegna fatta dalla Madonna nelle sue apparizioni è una consegna che oggi fa a tutti noi. La Madonna vittoriosa sul peccato, perché santa e immacolata, vuole anche noi vittoriosi. Questa vittoria sul peccato è espressione di amore verso Dio e verso i fratelli. Viceversa, il peccato è mancanza di amore e di negazione dell'amore di Dio che ci divide da Dio e dai fratelli. È necessario quindi pregare, come ha suggerito la Madonna, per alleviare il male che ci circonda. Il mondo è pieno di disordini, di male, di infedeltà, di cattiveria. Diversamente saremo tutti responsabili davanti a Dio di non aver pregato. Inoltre la Madonna, oltre alla preghiera, ha chiesto di fare sacrifici e penitenze. Due virtù forse da noi trascurate. Gesù dice espressamente, se non farete penitenza, perirete tutti allo stesso modo. Senza penitenza non c'è salvezza. E non si distrugge il male. Ma qual è il vero significato della penitenza? Il significato più profondo della penitenza, oltre alle azioni esteriori, delle privazioni, ciò che conta di più è la conversione interiore. Conversione interiore. Che è un cambiamento di vita a rinnovarsi nel cuore, per incontrare Dio e vivere, secondo Dio. La richiesta della conversione è un rinnovamento profondo che ci permetta di vivere, cambiando il nostro modo di pensare, il nostro modo di agire, secondo Dio. Convertirsi consiste in saper guardare indietro alla propria vita per eliminare il male e mettervi il bene. Per raggiungere tutto questo è necessario uno grande sforzo alimentato dalla preghiera. Chi vuol venire dietro a me, ha detto Gesù. Rinneghi se stesso, prende la sua croce ogni giorno e mi segua. La Vergine Maria, pur non essendo peccatrice, ha preso con Gesù la croce e lo ha accompagnato sino al Calvario. La Madonna e Gesù chiedono questi seguaci suoi co cooperatori per realizzare questo piano di salvezza richiesto espressamente dalla Madonna sia a Fatima che a Lourdes. Pregate, fate penitenza per la conversione dei peccatori perché si instauri qui in terra il Regno di Dio. Dunque, che siamo venuti a fare a Fatima. La Madonna chiede a tutti, come ai tre pastorelli, pregate, ma non solo in questa circostanza, ma è un compito che ci dà per farlo sempre. Pregate, fate penitenza, convertitevi per realizzare un mondo diverso. Secondo i desideri del suo Figlio Gesù. Ma cosa significa, cosa si intende per pregare? La preghiera è l'elevazione della nostra anima a Dio. Questa è la primaria natura della nostra preghiera: inalzare il nostro cuore a Dio. Per comprendere questo termine, elevazione delle nostre anime a Dio, porto, perdonatemi, un esempio che abbiamo vissuto qualche giorno fa, che ci può rendere l'idea. L'esempio che abbiamo sperimentato venendo qui a Fatima con l'aereo. Come per l'aereo che per elevarsi ha bisogno di una pista adatta e di una ingente quantità di carburante, così è per noi, per raggiungere Dio. Dobbiamo distaccarci e allontanarci dalla terra. Per riuscire ad elevare la nostra anima a Dio, è necessario per quanto possibile eliminare tutti i condizionamenti terreni e umani. In questo modo l'elevazione della nostra anima a Dio non resterà in terra. Come un freddo monologo, perché molte volte noi quando preghiamo facciamo un monologo, parliamo noi, noi, noi vogliamo parlare. Vogliamo quasi far comprendere a Dio ciò che Lui già sa. Un freddo monologo, ma farlo diventare un duetto meraviglioso tra me creatura e Dio mio creatore. Come pregare? Il punto di vista di partenza della preghiera è l'umiltà. Cioè partendo dal profondo. Di un cuore umile e contrito, sentirci poveri, umili. E al, all'eliminare il nostro orgoglio, le nostre pretese. Come ci ha insegnato Gesù quando ci ha presentato la parabola del pubblicano e del fariseo, che si presentano al Tempio. Per pregare con due atteggiamenti diversi, ma sono, uno è gradito e uno è condannato, ripudiato. Perché chi si crede buono, giusto, come il fariseo, si presenta a Dio: Io non sono come tutti gli altri, e non sono neanche come quello che sta laggiù in fondo a pregare. L'umiltà è il fondamento della preghiera, è la disposizione necessaria per poterci elevare a Dio. Dobbiamo, come dice Sant'Agostino, presentarci come mendicanti. L'uomo, dice Sant'Agostino, è un mendicante di Dio. Prima di pregare, quindi, bisogna presentarsi con un cuore umile. Solo così si può incontrare Dio. La preghiera è il desiderio della ricerca di Dio. Come fa il bambino quando ha bisogno si afferra alla mamma e crede di poter avere tutto dalla mamma? Ricordiamo però che è Dio, per primo, che vuole attirarci a sé, attrarci a sé. E Gesù che lo dice, non lo dico io, nessuno può venire a me se il Padre non lo attrae. La preghiera è dunque un reciproco ricercarsi tra Dio e l'uomo, tra l'uomo e Dio. Un ricercarsi al punto, come diceva Sant'Agostino, il mio cuore è inquieto sino a quando non riposa in te. Terminiamo rivolgendo gli occhi a Gesù e alla sua madre, in preghiera, per attingere da loro il vero stile e modello della preghiera. In Gesù che prega c'è la massima perfetta rivelazione che cosa sia la preghiera. Lui si ritirava spesso a pregare, si univa al padre, perché sapeva... Quanto era difficile la sua missione. E i discepoli, vedendolo pregare, chiesero: insegnaci a pregare. E Gesù, come sappiamo, la prima proposta che diede loro era di pregare, dicendo: Padre nostro, e ci ha insegnato questa meravigliosa preghiera, dove include tutto, la gloria di Dio, le nostre necessità. L'espressione poi del Padre nostro che sei nei cieli ci pone in stato di adorazione con Dio con lo sguardo a quell'eterna presenza che un giorno sarà la nostra futura beatitudine permettendoci di chiamare Padre quasi dicendo Fate come i bambini che chiamano papà. Ci mette in relazione filiale e di grande fiducia. Qualunque cosa chiedete nel mio nome, Egli ve la concederà. Ecco dunque il desiderio della Madonna. Pregate, pregate per i peccatori, per il mondo, perché si realizzi il desiderio del Figlio Suo che non vuole che nessuno si perda e raggiunga la salvezza. Prima abbiamo detto molti peccatori vanno all'inferno, ma ci pensiamo veramente cosa sarà l'inferno? Non è meglio non pensarci. Pensiamo che Dio ci vuole tutti salvi, perché ci ama e lo vuole la sua madre. La preghiera della Madonna si è rivelata già all'aurora della pienezza dei tempi, già prima che giunga a noi Gesù, Redentore e Salvatore. La sua preghiera si riassume in una sola parola. Ne abbiamo parlato in questi giorni. Gesù, la Madonna che si mette in ascolto di Dio. Ascolta Dio, cerca di capire cosa vuole Dio e risponde con una semplice parola sia fatta la tua volontà, sia fatta di me secondo la tua parola. Fu questa la risposta di Maria all'angelo nel giorno dell'annunciazione. La preghiera di Maria si racchiude in un sì generoso a Dio. È una preghiera risposta a Dio che la interpella senza nulla aggiungere e Maria risponde Ecco, io sono la serva del Signore. È l'esempio della preghiera cristiana fatta di fiducia e di abbandono in Dio, perché si compia il desiderio della salvezza universale. Questo è l'esempio della preghiera della Madonna che ci crede di pregare. Col suo esempio, umile e fiducioso, vogliamo aderire in questi giorni, non soltanto oggi. Ma quando ritorniamo a casa pregare, 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 pregare la Madonna, avere una grande devozione della Madonna, perché lei ci salva. È la richiesta che la Madonna ha rivolto ai tre pastorelli, Francesco, Lucia e Giacinda. Pregate, pregate per la conversione dei peccatori, ma preghiamo in particolare anche per la nostra conversione, perché non dobbiamo illuderci, nessuno di noi è perfettamente convertito a Dio. Che il Signore gradisca questa nostra presenza. Che porti la luce nel nostro cuore, come quella luce che sto vedendo laggiù, illumini la nostra vita. Una Madonna. E Gesù ci benedica a tutti. In questo luogo santo, dove la Santissima Vergine apparve, preghiamo fratelli, Dio nostro Padre, che ci ha dato per madre la genitrice del suo figlio. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o oh Signore. Ascol ascoltaci oh Signore, per tutti i credenti, affinché seguendo gli insegnamenti di Maria, con spirito di vera penitenza e preghiera <coughs> collaborino generosamente per il rinnovamento del mondo e l'espansione del Regno di Cristo, preghiamo. Per quanti esercitano un ministero nella Chiesa, affinché in comunione di fede con Maria ascoltino, amino e annuncino la parola di Dio con fedeltà e zelo, preghiamo. Per i governanti, affinché promuovano nel mondo la giustizia e la pace e collaborino per una giusta distribuzione dei beni sulla terra, preghiamo. Per tutti coloro che soffrono, affinché in comunione con Maria, consolatrice degli afflitti, incontrino nell'amicizia e nella contemplazione della croce la forza per camminare all'incontro della vita, preghiamo. Per questa assemblea e per le nostre famiglie, affinché per intercessione di Maria coloro che cercano Cristo li incontrino, i peccatori si convertano e i giovani si entusiasmino per il Vangelo. Preghiamo. Voglio pregare e credo che sia desiderio di tutti coloro che conoscono il nostro fratello Giacomo che sta soffrendo, ha avuto quello che ha avuto. Lo mettiamo nelle mani della Madonna perché con la cura che sta facendo, possa camminare e continuare la sua vita normale. Nello stesso tempo, insieme a tutti i fratelli defunti, vogliamo ricordare la nostra sorella Giovanna. Il Signore ci esaudisca per i meriti di Maria e di Cristo suo figlio Gesù. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo nome. Non dimenticherò tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia. Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte, ti corona di grazia. E ti sazia di venire nella tua giovinezza. Benedici, Benedici il, Signore, il Signore, anima mia, quanto è in me, benedica il Suo nome. Non dimenticherò tutti i suoi benefici, benedici il Signore, animami. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio. Sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla lode e gloria del Suo nome per il bene nostro e di tutta la Sua Santa Chiesa. Celebrando la memoria della Beata Vergine Maria, noi ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di fede. Umilmente ti preghiamo di perdonare. Nella tua misericordia i nostri peccati e di orientare a te i nostri cuori per Cristo nostro Signore. Amen. Che il Signore sia con tutti voi. E con il tuo In alto i nostri cuori, sono, sono rivolti a sé. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. E e cosa buona è e veramente cosa buona e giusta renderti grazie, è bello esaltare il tuo nome, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della beata Vergine Maria. All'annuncio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale, divenendo madre del tuo creatore, segnò l'inizio della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento di amore del tuo figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante si unì alla preghiera degli Apostoli, nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta la gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria, fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua loda. Santo, 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 santo è il, il Signore, Signore, Dio, Dio dell'universo. Dell I cieli Dio e la terra sono pieni della, della tua gloria. gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli consegnandosi volontariamente alla passione prese... Il pane rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo. Dopo aver cenato prese il calice, e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti. In remissione dei peccati fate questo in memoria di me mistero della fede Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi deni di stare alla tua presenza a compiere questo servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa. Diffusa su tutta la terra, rendila perfetta l'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordi anche i nostri fratelli e sorelle, che sono addormentati nella speranza della resurrezione nella la tua misericordia di tutti i defunti, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, non ci be parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi Francesco e Giacinta, e tutti i Santi che nel tempo di frugalità in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli Amen. guidati dallo spirito di Gesù illuminati dalla sapienza del Vangelo osiamo dire Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra daci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, <coughs> ma liberaci dal male, liberaci o oh Signore da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compie la beata speranza. E venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è Re, Signore Re, Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa è donna le unità e pace, Secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia con tutti voi. Con il tuo spirito. Scambiamoci un segno di pace. 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 Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O oh oh Signore, Signore, non, sono, non degno sono degno di partecipare, di partecipare alla, alla tua ma mensa, soltanto, ma di soltanto una parola io e, salvato, e io sarò salvato. 예. E su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido, ma liberato dalla morte, eccomi, eccomi, sì, io vengo Eccomi, eccomi Si compia in me la tua volontà I miei piedi a reso saldi sicuri ha reso i miei passi ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode eccomi eccomi sì. Signore, io vengo, eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà. Preghiamo. Concedi, oh Signore, il sacramento che abbiamo ricevuto, guidi noi che veneriamo la Vergine Maria, quale madre del tuo figlio della Chiesa alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Prima di terminare, benediciamo tutti gli oggetti religiosi che avete con voi. Potete sollevare. Preghiamo, Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi affinché, per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei santi Francesco e Giacinta, diventiamo segno di salvezza per tutti coloro che si fanno, ne fanno uso. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Il Signore sia con noi. E con il tuo Signore. A Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo Amen. Amen. la messa è finita andiamo in pace Rendiamo grazie, grazie a Dio il 13 maggio a Maria a tre pastorelli in Covadiria Ave Portava Maria Che ha dita ai fedeli Del cielo la via Ave, ave Ave Maria ave, Ave Maria. Madonna di Fatima, la stella sei tu. Che al cielo ci guidi, ci guidi a Gesù. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.